Sabato 3 settembre. Giovanni 14, 21, 24. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù disse ai discepoli: Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. È una domanda di sempre, forse, quella che qui ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni. Signore, ma perché non ti mostri un po' più chiaramente a tutti? Perché dobbiamo essere qui sempre così incerti? Perché lasci che serpeggi così tanto il dubbio, l'incredulità? Perché è così difficile avere percezione della tua presenza? Perché non ti mostri in modo più chiaro a tutti, così che tutti non possono fare niente altro se non riconoscerti e credere in te? E invece lasci, Signore, che siamo noi a dover parlare di te, a renderti così più visibile, noi che siamo così fragili, impauriti, noi stessi balbettanti. Ma sei proprio sicuro, Signore, che sia questa la strategia migliore per il venire del tuo regno? Credo ci possa stare un po' tutto questo dietro la domanda che ascoltiamo da parte di Giuda Taddeo. Ma Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Che tutto debba muoversi in questa direzione che sembra così poco promettente? E la risposta di Gesù, un po' come sempre, o almeno spesso, non è l'indicazione di una... non è una risposta vera e propria, ma semmai traccia una linea, una via da seguire, e la grazia di riconoscere che qualcosa può venire dal rapporto con il Maestro e Signore di Nazaret. Guardando Lui si capisce qualcosa di Dio, e guardando la comunione tra Gesù e il Padre si capisce qualcosa anche di noi e della nostra possibile comunione con Dio stesso e con Gesù che meglio abbiamo potuto conoscere. Ma forse non è davvero più bello, più affascinante, più anche carico di rispetto e valorizzante che Dio abbia voluto affidarsi a noi poveracci, a noi poveri, semplici, umili, che abbia voluto mantenere discrezione e promuovere libertà? Noi possiamo starci o possiamo disinteressarcene, possiamo rifiutare, non vedere, cercare altrove, o possiamo dire sì. Se posso mai dire qualcosa del genere, lo dico tra virgolette o anche tra parentesi e sottovoce, forse Dio è proprio così, anche se molti lo vorrebbero più visibilmente presente e capace di imporsi e di non lasciarci alcun dubbio. E da parte mia oso dire, se Dio non fosse così discreto, forse mi appassionerebbe decisamente di meno. A tutti buona giornata.